La presenza del Presidente della Repubblica Mattarella ha dato lustro all'inaugurazione dell'anno accademico. L'Università di Foggia in questo momento è un punto di riferimento non solo per la cultura e la formazione di eccellenza dei giovani della provincia di Foggia, ma è anche un punto di riferimento sociale, di orientamento in un momento sicuramente difficile per la città e per l'intera provincia. Quindi la presenza del Presidente Mattarella è un incoraggiamento che vedo gli studenti hanno colto fino in fondo. C'è stato un discorso molto bello del rappresentante degli studenti, che si chiama Bruno se non sbaglio, che ha incoraggiato tutti a non mollare e a sfidare se stessi e i nostri stessi limiti, perché Foggia se lo merita, è una grande città piena di gente per bene che non può essere evidentemente descritta in modo semplicistico per luoghi comuni o semplicemente a causa della cronaca amministrativa dell'ultimo periodo. C'è bisogno di una reazione, la Regione sarà al fianco dell'Università, del commissario Maria Elisa Magno, che io conosco bene per essere stata un bravissimo prefetto di Bari, e soprattutto al fianco di tutte le istituzioni, di tutta la comunità foggiana che vuole lasciarsi alle spalle il passato e ricominciare da capo. Il PNRR con i suoi finanziamenti, col suo investimento sui giovani è evidentemente l'occasione giusta, e il Presidente Mattarella non se l'è fatta sfuggire questa occasione per dire a tutti che la Repubblica è accanto alla città di Foggia e alla sua comunità.